Che cucinimo stasera? Avevo voglia di amatriciana. Sì, ma quando ne vediamo in giro? Dai, tutti la sappiamo fare. Amatriciana, guanciale, pecorino, pomodoro. Ok. Ma tu li provata mai una amatriciana de squalo? Amatriciana di squalo? No, proprio lo squalo, perché lo squalo non lo trovo. Però qualcosa di simile. La verdesca. Alexa, che cos'è la verdesca? La verdesca, conosciuto anche come squalo azzurro, è uno squalo appartenente alla famiglia Carcerinae che ha adottato profonde temperate e tropicali di tutto il mondo. Grazie, Alexa. Quindi, leviamo la parte esterna della nostra verdesca e poi la trasformeremo nel nostro guanciale. Diamo una tamponata per asciugarla. Prendiamo un mortaio, rosmarino, pepe in grani, aglio in polvere, peperoncino e sale, importantissimo, e smortagliazziamo. Prendiamo il nostro squalo e cominciamo ad insaporire. Perfettissimo. Padella sul fuoco, giretto d'olio e il nostro squaletto. Guanciale, non guanciale. Giriamo a metà cottura, all'incirca 5 minuti. Coliamo su carta assorbente. Passata di pomodoro. Squalo guancialo. Anche se so che i romani mi uccideranno, ditemi che non sembra una matriciana. Acqua sul fuoco e salare. Pecorino, pepe, acqua di cottura e facciamo la cremina. Pasta a scolare, mezzo bicchiere d'acqua di cottura, la nostra crema di pecorino. Lo pecorino solo pesce? Sì. Impiattamento. Grattugiata di pecorino e macinata di pepe a finire. Amatriciana di squalo. Sarà buona? Proviamo. Spettacolare. Buon appetito.